Esattamente 50 anni fa, il 15 gennaio 1974, faceva il suo debutto la serie televisiva Happy Days, che in Italia però arriverà solo nel 1977. Raccontava le vicende della famiglia Cunningham in una lunga serie di episodi durata ben 11 anni, con al centro le vicende del Rosso Ricky, interpretato da un giovane Ron Howard. Tra i protagonisti della sitcom sbancò anche Harry Winkler, con il personaggio di Arthur Fonzarelli, detto Fonzi, sciupa femmine con il giubbotto di pelle nero e i capelli sempre impomatati.